Cos'era di Massimo? Di Massimo è stato arrivato nel tempo. Oggi ha fatto molto bene e ci ha fatto vincere la partita. Una quantità industriale di palle gol poteva chiudere molto prima. Sì, però sul 2-1 non è che scherziamo. E in 10. Hai giocato meglio in 10 che in 1. No, secondo me è in 11. Magari se adesso in 10 tutte quattro le squadre si potrebbero si vedere meno, no? Le bombette iniziali. Aspetta Presidente, ritorno alla vittoria, eccomi qua, ritorno alla vittoria e conquista dell'obiettivo stagionale, quello dei playoff oggi. Sì, le matematiche playoff. Adesso dobbiamo fare una buona partita fermo domenica per cercare di essere più in alto. Potremmo scavare anche a voi il Vicenza. Perché il Vicenza è una partita importante, se il Monte vince la coppa. Si libera un posto di più, quindi stanno in chiesa ancora. Sì, ho capito. Se Milano non era morto, ancora che ha fatto. Grazie. Insomma, l'obiettivo stagionale, Presidente, è stato raggiunto. Che valutazione fa? Sicuramente stasera di soddisfazione, perché abbiamo ottenuto quello che volevamo. Però bisogna stare attenti, perché nei playoff troviamo squadre molto importanti, troviamo il meglio di tutti e tre i gironi. Però questa squadra adesso con Maggi produce più occasioni da gol, forse rischia qualcosina in più, però produce più occasioni da gol in chiave playoff, potrebbe essere. A volte soffriamo un po' troppo. In chiave playoff potrebbe essere un. Ah, in playoff è una lotteria, quindi bisogna vedere quello che succede. Però all'ultimo le poi vengono fuori, poi vince le prime due o tre partite e poi dopo alla fine chi è più forte vince. In questo momento ci sono squadre molto più forti di noi. Pure dietro. Sicuramente. Ma sai, il primo è una lotteria. Speriamo di vincere il biglietto. Senta Presidente, questo ottenimento di questo obiettivo la fa venire con più voglia adesso a trattare le questioni della San Benedettese? A trattare? Le questioni della San Benedettese? Sì, ma lei forse per troppe cose io non dirò mai. Continua a fare domande tra bocchetti. No, io faccio le domande. Ah, ci sta. Scusi, deve striscione della curva o vuole... Ha fatto molto piacere. L'incontro con i tifosi come è andato? Molto bene. L'unica cosa negativa è quando il nostro che non ci ha fatto un pallone a favore. Quel ragazzo tutti a favore. Eccola, va. Ride. Penso di sì. Che cosa dovrebbe succedere, Presidente, affinché lei rimanga in questi tre giorni? Andate via tutti quanti voi. Quello si può fare, quello non importa niente. Guarda, gli altri giornalisti mi hanno detto forse. Ah sì? Forse. Lo consiglio di fatto, eh? Abbiamo le dimissioni su. No, a parte gli scherzi. Non lo so, no, non mi chiede niente, ancora è tutto da decidere. Perché io penso, adesso lo dirò a Maggi, che se qualche volta stanno non gioca, noi giochiamo con due attaccanti come Costo e Di Marco, non ce n'è per nessuno. La prossima volta prenderò lei con il sportivo. Accetto. Per questa idea. È già solo un tecnico. Adesso lo so, vedo. No, solo un tecnico. Sì. No, io ho insegnato l'altro tecnico, Della Samba che è piaciuto di più? Uno solo. Ma Di Massimo ha fatto molto bene, ma che dire, gli altri... più o meno tutti sullo stesso livello. Stanco mi ha fatto arrabbiare perché poi si è riscattato un po' quel gol, fa quelli difficili non riesce a fare quelli facili. Ah, in certe partite è utile, ma non in tutte. Prego? In certe partite stanco è utile, non in tutte, non deve fare. Sì, ma quegli errori un centravanti non deve fare. Ci sta, Presidente. Ho detto perché ha fatto il terzo gol e poi si è rivalutato. Se andiamo a fermo e i difensori della fermata sono le statue enormi, i due piccoletti fanno i dati.